Mahagonny è una città inventata da Brecht, è la città del desiderio, del poter fare tutto per il denaro, no? E però quando il denaro non c'è è la fine. Ed è la fine di tutta la società, perché alla fin fine tutto gira verso il fascismo, verso il nazismo. La critica alla nostra città attuale. L'opera è stata scritta nel 1930, ma non ha perso niente della sua grafia come all'epoca. Anche se uno si immagina un pubblico di lirica nel 1930 che vede che la protagonista si toglie lo slipino e che ci sono le puttane in scena. E dicono quello che dicono, deve essere stato uno shock inimmaginabile. Noi oggi siamo già abituati dalla televisione a tante cose, no? Un fatto è il teatro, no? Dove di solito vedi Rigoletto o Trovatore o quello che sia, no? Che in questo contesto qua è ancora abbastanza aggressivo. Poi sono anche nude le ragazze. È un'esperienza di noi oggi globale, no? Vediamo le immagini di migliaia di gente che vive sulle discariche a Rio de Janeiro, in India, in tanti altri paesi, lo fanno anche qua, si vede come la notte frugano nelle discariche, no? Quelli sono qua presenti e danno un elemento di inquietudine.